Ike, tutto ciò che piace. La serie che racconta la famiglia Windsor alla stagione finale. Gli ultimi giorni di Diana, nuovi reali che crescono e una saga che appassiona. The Crown è un affresco moderno di storia, costume e potere. 2023, l'anno che si chiude con il centenario della nascita, si apre in una mostra che fino ad aprile regalerà la magia della divina Maria Callas nel tempio dei suoi grandi successi, il Teatro alla Scala di Milano. Uno spazio amplificato accoglie l'arte che sa di Oriente, dalle installazioni imponenti alle stimolazioni visive. L'Hangar Bicocca di Milano convoglia un flusso di energie che parte dagli artisti e arriva dritta al visitatore. Non riesco a capire come ci sia finita. Correre in giro e lasciare indietro me stessa nel percorso. È la stagione finale di una serie che ha raccontato i reali più potenti al mondo dalle stanze rumorosamente silenziose del castello di Windsor. The Crown, capolavoro della BBC, distribuito da Netflix, chiude il suo viaggio riannodando i fili di una storia iniziata nel 1947. Negli ultimi episodi, i giorni terribili di Diana, assalita dai fotografi fino al tunnel dell'Alma in cui perse la vita, e la folla ai suoi funerali. Hai visto i servizi in televisione? Lei dava loro ciò di cui necessitavano. In tutto il mondo, centinaia, migliaia! E loro l'amavano per questo. 7 Golden Globes, 8 Emmy Awards. Un palmarès incredibile per una serie che ha visto recitare negli anni il premio Oscar Olivia Colman nel ruolo di Elisabetta, John Lithgow, Winston Churchill, Helena Bonham Carter, la principessa Margaret. È l'affresco puntuale, indagato nei dettagli storici, nelle scenografie e nei costumi, di un paese, di una monarchia e di una politica in continua evoluzione. Abbiamo la stessa età, dopo tutto. Davvero? Solo 6 mesi di differenza. Oh! E chi è la più grande? Sono io, maestà. Margaret Thatcher, la Lady di Ferro che seppe tener testa alla corona in un confronto di potere al femminile anticipato nei tempi. E qualche anno dopo Tony Blair, il primo ministro che avvicinò Elisabetta al suo popolo nel difficile passaggio dei funerali di Diana. Davanti alla commozione del popolo, la famiglia reale continua a restare in silenzio. Che cosa vuole il popolo da me? Che tu sia la madre della nazione! The Crown, quella corona appesantita nei secoli dal carico di doveri e responsabilità e che racchiude le pietre preziose più famose al mondo, è oggi indossata da Carlo, in un passaggio ereditario ancor più pesante e attuale, forse protagonista di una prossima serie. Il funerale della sovrana più longeva della storia segnerà la fine di un'era per tutto il mondo. Una tecnica scenica teatrale molto sofisticata destinata a narrare il fantastico, ma da oggi anche il racconto di un'artista straordinaria e il suo teatro. Fantasmagoria Callas, la mostra realizzata dal Museo Teatrale alla Scala di Milano in occasione dei 100 anni dalla nascita della Divina e aperta al pubblico fino al prossimo 30 aprile, è la più emozionante esplorazione di un mito unico e irripetibile. Fortemente voluta dalla direttrice del museo, Donatella Brunazzi, e curata da Francesco Stocchi con l'allestimento di Margherita Palli, la mostra esplora la figura di Maria Callas attraverso un caleidoscopico racconto corale, proprio come vuole quella tecnica. La mostra è animata da 5 figure artistiche, a volte anche di simili, che unite compongono una storia, che è la riproposizione della storia stessa di Maria Callas. E in fantasmagoria si racchiudono varie voci che, unite insieme, raccolgono la ricchezza, o direi anche la complessità, di una figura che è raro trovare. 5 gli artisti chiamati a raccontare in 5 atti il fascino senza tempo dell'usignolo, la soprano che riuscì a incantare il mondo. Il musicista Alvin Carran, il regista Mario Martone con un cortometraggio interpretato da Sonia Bergamasco,
L'artista visiva franco-marocchina Latifa Ekaché, ideatrice di un'opera site-specific. E ancora Francesco Vezzoli, uno degli artisti italiani contemporanei più affermati a livello mondiale, e Giorgio Armani, con un abito della collezione Alta Moda Armani Privé del 2021. Quasi una scultura rossa e fiera, per raccontare la forza e la passione, ma anche quel patto d'amore che la Callas strinse con il Teatro alla Scala e con Milano. In questo caso Milano è il legame tra Giorgio Armani e Maria Callas. Quindi la nostra artista è arrivata Maria Callas a Milano ed è uscita diva. Quindi è un omaggio anche alla città. Ed è proprio la voce di Armani a chiudere con emozione, come quinto e conclusivo atto, la mostra e il suo documentario firmato dalla regia di Francesca Molteni, che accende sentimento e meraviglia su un'artista straordinaria, sulla sua voce e il suo talento, sui suoi rigori, i dolori e sull'amore, anche quello per il Teatro alla Scala e per la sua città. Milano è il legame che ci unisce, epicentro di cultura italiana ed europea. Qui ci siamo affermati entrambi, provenendo da città ed esperienze diverse. E in questo teatro, tra i più emblematici ed amati, ci ritroviamo idealmente. In una delle location più suggestive della Milano dell'arte, l'Hangar Bicocca, due mostre che profumano d'Oriente. La creatività imponente di James Lee Byers, uno degli artisti americani più conosciuti dagli anni 60 ad oggi, irrompe negli spazi amplificati per raccontare un lavoro che parte dal 1974 e arriva al 97. Mixati fra di loro materiali preziosi, il marmo, la seta, le foglie d'oro, con installazioni geometriche, pilastri, prismi, sfere. Più di 20 anni che esplodono il valore della ricerca di un artista concettuale, fortemente ispirato dal Giappone, costantemente alla ricerca di una risposta al significato di perfezione. Tormentato dal dubbio e profondamente legato all'interazione diretta con il visitatore che vive le opere senza alcun elemento di distanza. Il cuore di un paese che è stato simbolo della guerra più feroce, il Vietnam, passa attraverso canne di bambù che cadono leggere dall'alto e viene raccontato da una giovane artista, Thao Nguyen Phan, in un gioco di installazioni video che animano la pittura fra tessuti, acquarelli, libri stampati e pezzi di storia della tradizione. Il titolo della mostra, Reincarnations of Shadows, si muove fra due temi che fanno parte dell'artista vietnamita e della sua cultura. La reincarnazione, nell'ispirazione buddista, diventa un concetto di rigenerazione che può assumere forme diverse in un dialogo costante con chi osserva. Un percorso che porta lontano, fra le ombre. Percorso attraverso tanti continenti e tre generazioni, dal 1946 ad oggi, quello che porta il cacao fino in Italia, per diventare eccellenza mondiale. Il cacao è un frutto che nasce nei paesi situati nella fascia tropicale del mondo. Il frutto del cacao viene raccolto in piantagione, viene immediatamente aperto, i coltivatori estraggono una sostanza bianca, zuccherina e anche un po' acida, che contiene i semi di cacao, la mettono in sacchi. I sacchi vengono portati nei centri di preparazione, fermentazione e essiccazione e poi vengono preparati per la spedizione internazionale. La mission dell'azienda è quella di esportare in tutto il mondo l'eccellenza italiana nell'arte cioccolatiera. È riuscita negli anni a raggiungere oltre il 60% del suo fatturato sui mercati esteri, toccando oltre 70 paesi.
Le fave arrivano da 20 origini diverse al mondo e in particolare dall'Africa, che dal 2010 con l'Uganda è diventata una fonte di approvvigionamento in grande crescita. 7.000 contadini su un'area di più di 6.000 ettari per produrre cioccolato 100% biologico. La sostenibilità significa essere capaci di affrontare le sfide economiche, sociali, ambientali e darvi una soluzione positiva. E questo è il nostro modo di lavorare da quasi 80 anni ed è il modo con cui abbiamo affrontato il percorso di conoscenza di tutte le nostre filiere di approvvigionamento. Anche un peso importante all'innovazione, carica di grandi investimenti in tecnologia per raggiungere sempre l'eccellenza del cioccolato. Questa innovazione al servizio di passione e creatività ci porta ad avere oltre 420 ricette di differenti cioccolati e una capacità rigorosa di controllo, che in un anno ci porta a oltre 23.000 controlli di conformità lungo tutta la filiera del processo per assicurare ai consumatori l'eccellenza di prodotto. L'appuntamento ormai è entrato nel calendario delle degustazioni e ogni anno ci fa riscoprire il piatto che non può mai mancare nei festeggiamenti di domani. Zampone e Cotechino Modena IGP sono i protagonisti della 12ª festa che celebra un cibo con 500 anni di storia su cui si sfidano i ragazzi delle scuole alberghiere di tutta Italia. Non volevo perdermi questa festa, perché questa è una festa importantissima, perché parla di futuro e di stare vicino ai giovani delle scuole, cioè del futuro della gastronomia, della ristorazione. Massimo Bottura, lo chef modenese che brilla di 3 stelle al merito, ha premiato i vincitori di una finalissima in cui veramente si guarda al futuro, con 2 studenti della scuola di Como che hanno rotto senza indugi il confine dolce-salato. Abbiamo preparato una torta moderna, quindi un dolce, era un po' un azzardo in effetti, ma abbiamo continuato su quest'idea e si è visto il risultato. Sono prodotti buoni, quindi in un regime alimentare non deve mancare la bontà. Sono prodotti conviviali, sono prodotti che sono molto più magri di quello che si pensa, hanno solo 240 calorie per 100 grammi, che è veramente poco anche rispetto ad altri salumi. E poi il valore proteico della cotenna, che non è un grasso, ma è un concentrato di collagene. Un piccolo regalo di bellezza anche a tavola, oltre ad un obiettivo solidale. Dei pacchi solidali, però vuol dire che ci saranno, faranno dei pacchi con tutte le eccellenze del nostro territorio, perciò Zampone, Cotechino, Parmigiano Reggiano, Lambrusco, aceto balsamico, a dei prezzi modici. Il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Hospice Cristina Pivetti, che è una fondazione che è stata creata per la cura dei malati terminali. Perché il valore della vita appartiene sì al buon cibo, al piacere di stare insieme, ma anche alla semplice ricetta di un grande chef. Qual è il segreto del successo? Alzarsi la mattina, andare a letto la notte e nel frattempo fai ciò che hai deciso di fare. In una piccola parte del corpo, in un piccolissimo spazio, la concentrazione di tante ossa unite ad altrettanti legamenti. Il polso, un'articolazione spesso molto esposta nel caso di cadute. E in questo periodo di vacanze invernali, di montagna e di sci, il rischio di farsi male può aumentare. La possibilità di utilizzare una piccola telecamera che esplora l'articolazione e può permettere di vedere singolarmente tutte queste strutture ci permette di essere assolutamente accurati nella definizione della diagnosi e molto precisi nella riparazione chirurgica delle strutture che troviamo lesionate. È quindi più facile intervenire in casi di traumi che negli sport invernali possono essere più frequenti, in particolar modo nello snowboard, che coinvolge in caso di incidente principalmente polso, gomito e spalla. L'utilizzo della chirurgia artroscopica è un grosso vantaggio in quanto consente di eseguire attraverso dei piccoli forellini della pelle gli stessi interventi che si eseguivano un tempo a cielo aperto. Ma il paziente necessita comunque di essere seguito in modo idoneo con una corretta fisioterapia per ottenere il massimo della guarigione che possiamo consentire. Fisioterapia che può essere anche a tempo zero, completamente assente nei casi più semplici, o può richiedere anche dai 3 ai 6 mesi nelle lesioni più complicate.
La diagnosi non è mai semplicissima, proprio per la densità di strutture che potenzialmente possono essere danneggiate. Quindi, innanzitutto, un consulto tempestivo col chirurgo è importante e poi, diciamo che ricorrere a queste tecniche mini-invasive può essere risolutivo per la prognosi e la ripresa funzionale verso la normalità. Royals, la Divina Callas, l'arte da vivere. Like, tutto ciò che piace. Like, tutto ciò che piace. Viaggi, sostenibilità e salute. La possibilità di iniziare un viaggio e vivere tutte le emozioni del mare grazie alla tecnologia. Un'esperienza da vivere e sperimentare nel cuore di Milano, nel quartiere di Brera, fra i grattacieli e la vecchia città, in un temporary shop che regala con giochi di luce, effetti speciali e tecnologia immersiva le sensazioni che accompagnano una vacanza in crociera. Si parte dal faro bianco e rosso dell'isola di Ocean Cay Marine Reserve, alle Bahamas, sito industriale riconvertito da MSC in paradiso incontaminato, in cui la vita sta tornando a rispondere alle leggi della natura. La barriera corallina rinasce, la vegetazione esplode, la fauna ripopola un luogo abbandonato. Con un visore tridimensionale si viene magicamente proiettati sul Ponte dei Sospiri, uno dei luoghi più emozionanti di una nave da crociera, o in riva al mare, attraverso un gioco di luci. E poi il virtual tour con cui si può salire a bordo, passeggiare accanto agli avatar dei propri compagni di viaggio, visitare le cabine, assistere agli spettacoli o sedersi al tavolo del ristorante e gustare piatti gourmet. Ma il mare è anche patrimonio inestimabile che richiede cura e attenzione costante alla sua conservazione. Ecco la possibilità di conoscere tanti progetti umanitari e sostenibili con l'obiettivo di proteggere un bene di valore incalcolabile per il nostro pianeta. La MSC Foundation, senza scopo di lucro, si occupa proprio di questo grazie anche all'esperienza di anni di navigazione sui mari di tutto il mondo e di condivisione con tante popolazioni diverse. In città, una finestra sui paradisi più incredibili, aperta fino al 12 gennaio, per scoprire e vivere il sogno di una crociera. Le utilizziamo quasi quotidianamente in cucina e le troviamo abitualmente al ristorante. Sono le patate, citate spesso da scrittori, intellettuali, protagonisti addirittura di una poesia del premio Nobel per la letteratura Pablo Neruda, Ode alle patate fritte. Per promuovere la produzione delle patate ottenute da un tipo di coltivazione sostenibile, una campagna cofinanziata dall'Unione Europea Potatoes Forever ci ricorda tanti aspetti da non sottovalutare. La lotta contro lo spreco alimentare, che passa anche attraverso la conservazione domestica in frigorifero o in cantina, al riparo dalla luce, oppure il riutilizzo degli scarti della lavorazione destinati ad altri utilizzi. Sempre mantenendo alto il controllo su tutto il percorso di produzione, che arriva quasi ad 1,5 milioni di tonnellate l'anno. La tutela della filiera di produzione viene garantita da sistemi di tracciabilità laddove il prodotto, diciamo, è sempre riconoscibile, appunto tracciabile, lungo tutto l'iter produttivo, dal terreno fino ai banchi di vendita dei supermercati. Per raggiungere questi obiettivi è importante aiutare i produttori, valorizzando anche le piccole realtà locali, migliorando la qualità di vita dei lavoratori di un settore che vede l'Italia fra i primi produttori europei. Abbiamo diversi programmi per aiutare i produttori, come per esempio i programmi di assistenza tecnica in campo, dove i produttori vengono consigliati a livello tecnico durante le coltivazioni delle patate, ma anche incentivando l'utilizzo di quelle che sono le risorse umane del territorio e delle materie prime reperibili sempre sul territorio stesso.
La gestione dei soldi è sempre molto delicata, nel caso in cui avvenga in famiglia o venga affidata a professionisti del credito. Ci sono diversi passaggi da rispettare per muoversi in sicurezza. Sia che il consumatore venga contattato direttamente dal professionista del credito, sia invece che scelga autonomamente un professionista del credito, la prima cosa fondamentale da fare è verificare che quella persona, quel soggetto, sia effettivamente abilitato ad esercitare la professione. Esiste un organismo che raccoglie agenti e mediatori, l'OAM, per tutelare i consumatori che devono fare scelte importanti e delicate nella gestione del proprio patrimonio. Per poter accedere alla professione è necessario sostenere un esame che viene gestito direttamente dall'OAM e poi annualmente sarà necessario effettuare dei corsi di aggiornamenti annuali, perché parliamo di finanziamento, parliamo di soldi, e se ci imbattiamo in un soggetto non abilitato le conseguenze dal punto di vista economico possono essere veramente pesanti. Ecco l'istituzione degli elenchi professionali in costante crescita, consultabili sul sito dell'organizzazione per avere la possibilità di ricevere informazioni sicure. Contengono le informazioni relative ai professionisti del credito autorizzati ad esercitare l'attività. Ad oggi contiamo circa 7.000 di questi soggetti iscritti tra agenti e mediatori, nonché oltre 16.000 collaboratori delle società iscritte. La smagliante Ada è di nuovo protagonista della campagna educazionale di Famiglie SMAE, Centri Clinici Nemo, con il contributo di Roche Italia, che da 3 anni accompagna bambini, insegnanti e famiglie nel comprendere il valore dell'inclusione sociale di persone con SMA. La sfida artistica e creativa è stata proprio quella di creare un personaggio, un mondo narrativo e storie che da un lato potessero essere particolarmente avvincenti e dall'altro in grado di veicolare tematiche scientifiche complesse e allo stesso tempo parlare di disabilità in modo diverso. E quello che credo siamo riusciti a fare con il nostro linguaggio, che è quello del fumetto, è stato proprio questo: rendere visibile la disabilità, ma non protagonista. Il primo Ada Camp, ospitato dallo Juventus Football Club, e un tour itinerante nelle scuole elementari e medie hanno rappresentato le attività conclusive del progetto educativo dedicato all'atrofia muscolare spinale. Ada non è speciale o diversa perché ha l'atrofia muscolare spinale. Ada è unica, così come sono unici tutti i ragazzi. Con le parole abbiamo potuto rendere Ada una di loro e abbiamo potuto forse anche rendere le loro diversità, le loro unicità, qualcosa di cui non aver paura, ma qualcosa che può diventare ricchezza per tutto il gruppo. Ada è affetta da atrofia muscolare spinale, da SMA, che è una patologia neuromuscolare degenerativa, e a scuola con gli altri compagni studierà le tavole didattiche che spiegano proprio che cos'è la patologia a partire dal DNA fino a spiegare la compromissione anche dal punto di vista muscolare, respiratorio, del sistema digerente, perché la patologia è multisistemica. Raccontiamo anche gli sviluppi della ricerca farmacologica, della ricerca in ambito di tecnologia. Oltre 16.000 copie dei 3 volumi a fumetti distribuite gratuitamente nelle scuole, la traduzione del primo volume in 12 lingue e 3 importanti riconoscimenti fanno della smagliante Ada un progetto unico e coinvolgente. Diversità per noi vuol dire unicità, unicità di ciascuno di noi, non di gruppi, ma di individui singoli, portatori di caratteristiche e talenti unici e universali. E inclusione vuol dire uguaglianza nei diritti, vuol dire uguali diritti per tutti. È per questo che abbiamo progettato Ada, abbiamo deciso di investire sui bambini e sulle scuole e con queste attività creative. Vogliamo contribuire a costruire un nuovo linguaggio sui principi della diversità e dell'inclusione. Da Like, buon 2024 a tutti!